guardo le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro Night Show Viva la Mamma! Io sono Monica e con me alla regia c'è il nostro Emanuele. Ciao Emanuele! Oggi venerdì 4 dicembre 2020, ore 21:02 e finalmente è arrivato anche dicembre. Poi vabbè, finalmente decidete voi cosa mettere davanti a dicembre, però dai, ormai chiudiamo anche quest'anno, meno male. E apriremo poi il 2021. Mamma mia, mi fa un po' impressione dire 2021, eh? 2021 cos'era? Odissea nello spazio, non mi ricordo. Ormai abbiamo superato anche tutti i film possibili e immaginabili con le date. E niente, speriamo ovviamente che l'anno prossimo sia migliore di questo. Allora, se ci avete buttato un occhio alla pagina Facebook di Viva la Mamma, questa sera parleremo di novità che partono a dicembre, ma coinvolgono anche l'anno prossimo. Novità di che tipo? Ma c'è un po' di tutto. Questa sera il nostro minestrone, come sapete, noi abbiamo sempre un minestrone molto ricco, con tante, tante, tante verdure. E magari, perché no, parleremo anche di cucina, perché vi devo dire un segreto. Qua il nostro regista oggi si è cimentato in una buonissima torta. E perché no, magari dopo vi do anche la ricetta. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla pagina Facebook di Viva la Mamma per avere tutte le news e un sacco di informazioni quotidiane. Che dire, se volete questa sera, se volete, potete scriverci in diretta, i messaggi verranno letti. Per fare tutto ciò dovete collegarvi, scaricare l'app di Spreaker, cercare ovviamente Radio SP30 Viva la Mamma e da lì potete mandare i vostri messaggi. Ma ora partiamo subito con una bellissima canzone, musica! Okay, I admit I wanna fuck you, but it doesn't
E ben ritrovati su Radio SP30. Allora, questa sera la playlist è stata interamente scelta dal nostro regista. Io non so niente, niente voglio sapere, e se vi dovete lamentare, fatelo in diretta, direttamente da Spreaker, e dite tutto quello che volete al nostro regista, perché io non so niente, è proprio una sorpresa. Ma vedremo. Per il momento gli ho detto per piacere, almeno che non ci siano parolacce. Devo dire che la prima è andata bene, più o meno. Allora, diciamo, ecco, le novità a cui volevo insomma arrivare sono quelle relative a... Anzi, mi dicono dalla regia, un secondo, mi chiamano in regia. Mi chiamano... Mamma, quanto mi divertono queste cose, ci siete rimasti, eh? Sì, perché questa sera sono in veste di Lilli Monica, invece che di Lilli Gruber, no, assolutamente. Perché questa sera faremo una parte di trasmissione, la pagina economica, e cioè sono andata incuriosita da quello che si sente, pagamenti cashless, poi abbiamo cosa abbiamo? La lotteria degli scontrini, sono un sacco di cose che mi sono interessate, insomma, volevo andare a capirci un po' di più, quindi farò insomma due appunti su quello che succederà da qui all'anno prossimo. Allora, innanzitutto partiamo dai primi, cioè pagamenti cashless, cioè senza contanti. Quindi pagamenti con carte di credito, contactless o con app per smartphone. E questo perché? Allora, si è pensato innanzitutto di ridurre il rischio di avere soldi in tasca, perché ovviamente sappiamo che uscire magari con troppi contanti è un po' pericoloso. Innanzitutto adesso appunto col problema di virus, mica virus, non ci sono passaggi tra le persone di contanti oppure di monete. E poi, altra cosa, insomma, croce nera dell'Italia, cerchiamo di combattere l'evasione. Perché ovviamente tutti i pagamenti, comunque, con carta di credito e tutto sono tracciabili, mentre quelli in contanti, ovviamente, no. E quindi hanno inventato questo sistema che si chiama cashback, cioè spesa con rimborso. E attenzione, perché questa spesa con rimborso partirà dall'8 di dicembre, quindi ormai ci siamo, quindi da martedì prossimo. Adesso poi vabbè, ci sono 4 giorni di ferie, perché comunque lunedì chi avrà la fortuna di fare il ponte si farà ben 4 giorni di ferie, quindi abbiamo bisogno magari un po' di riposarci, possiamo magari guardare un po' più le notizie che ci riguardano, e appunto vi sottolineo che dall'8 dicembre partirà questo cashback, cioè su pagamenti digitali, ovviamente in previsione magari anche degli acquisti natalizi. E il rimborso di queste spese, questa volta come prima volta, avverrà a febbraio 2021, quindi nel giro di 2 mesi avremo già il rimborso. Ma andiamo a capire un po' di che cosa. Allora, cashback di quanto? Innanzitutto del 10%. Cioè di quello che spendiamo per un tetto massimo di 1.500 euro, e per tetto massimo per ogni spesa singola il limite è di 150 euro. Allora abbiamo delle condizioni da rispettare, quindi che allora noi dobbiamo sicuramente fare almeno 10 pagamenti digitali solo nel mese di dicembre, e come pagamenti digitali appunto facciamo riferimenti ai pagamenti con carte di credito o app di pagamento. Mi raccomando, ecco cosa importante, solo nei negozi dove si può pagare anche in contanti. E questo perché, ovviamente, perché appunto decidiamo invece di usare contanti, usiamo appunto pagamenti elettronici, e quindi appunto dove appunto si può anche pagare con i contanti. Quindi lo shopping online è nettamente escluso da questo cashback. Attenzione perché, ad esempio, il rimborso avverrà solo per i maggiorenni, ovviamente, e per poter chiedere questo rimborso, cosa dobbiamo fare? Allora, in primis dobbiamo scaricare l'app IO, che è quella dei servizi pubblici, ci dobbiamo registrare, inseriamo il nostro codice fiscale e il numero della carta di credito, se ne abbiamo una, altrimenti se ne abbiamo diverse, chi ha questa fortuna li deve inserire tutte.
indicare ovviamente anche il nostro IBAN per poter poi ricevere il rimborso sul nostro conto corrente. Allora, successivamente loro hanno detto che il primo rimborso avverrà appunto spese di dicembre, avverrà il primo rimborso a febbraio 2021. Per i successivi rimborsi, i rimborsi saranno semestrali, cioè ogni giugno e ogni dicembre, con un rimborso massimo annuale di totale 300 euro. Questo per un primo step, altrimenti si potranno aggiungere altri 3.000 euro per il super cashback. Wow, qua sembra veramente di entrare, giochiamo alla lotteria veramente. Questo super cashback riguarderà i 100.000 italiani che avranno usato maggiormente la carta di credito. E come succede un po' in America, noi diciamo ci stiamo arrivando piano piano. Voi sapete che in America ormai il contante non lo usano più da diverso tempo. Loro anche per dire, non so, vanno al bar e si comprano un caffè, pagano con la carta di credito. Ecco, possiamo farlo anche noi. Quindi anche per spese molto piccole possiamo utilizzare sempre lo stesso sistema e per avere il nostro rimborso. Quindi, cari miei, che dirvi per il momento? Visto che parte l'8 dicembre, quindi andate a registrarvi, scaricatevi l'app Io, e quindi poi potete cominciare a raccogliere le vostre spese. Ma questa è solo una prima parte. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e vi spiego poi cosa succederà con la lotteria degli scontrini. Musica! She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Holding mine, our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night, I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. E ben ritrovati su Radio SP30. Questa sera viva la mamma. Stasera mi sentite da sola perché stranamente non ci sono ospiti, ma vi anticipo già che l'anno prossimo avremo due quote rosa in entrata, viva la mamma, quindi ci saranno due novità e poi insomma vi spiegherò poi a gennaio cosa succede. Comunque vi anticipo già che ci saranno
Due rubriche nuove, ma non vi voglio dire niente perché vi voglio lasciare un po' in suspense per gennaio. Allora, nel frattempo, voi non potete vederlo, ovviamente il mio regista mi fa con la mano per dire che stai a di... non lo sapeva neanche lui, no? È una sorpresa, ma sai, a me piace tenere la gente sempre un po' in sospeso, sulle spine. Sì, caro Emanuele, ci saranno due donne. Due belle donne che entreranno a far parte della famiglia di Radio SP30 e in particolar modo di Viva la Mamma, poi vi spiegherò tutto a gennaio. Ma proseguiamo la nostra pagina economica di questa sera. Stasera mi sento un po', come dire, un po' giornalista. Allora, parlavo prima, appunto, dicevo la lotteria degli scontrini e vai, avremo qui l'anno prossimo a gennaio. Oltre la classica Lotteria Italia che c'è tutti gli anni con estrazione alla Befana, quest'anno, l'anno prossimo, avremo la Lotteria degli Scontrini. E attenzione, in partenza da quando? Ma dal 1º gennaio 2021. Non posso più dire 2020, 2021, mi piace un po' meno, però. E quindi cosa hanno pensato i nostri ministri? Perché una ne pensano e 100 ne fanno. Per stimolare i pagamenti digitali, ma non ci hanno mica inventato la lotteria degli scontrini, con in palio, aprite bene bene le orecchie, oltre 50 milioni di euro. Eh sì, un po' abbastanza. Singoli premi, attenzione, fino a 5 milioni cada uno. Beh, non pochi direi. E questo? Riferito a quali scontrini? Allora, a scontrini sicuramente superiori a 1 euro, quindi attenzione, superiori a 1 euro, quindi possiamo pagarci veramente di tutto. A cui dovremo, ogni scontrino dovrà essere abbinato al proprio codice lotteria. E voi direte, ma cos'è sto codice lotteria? Per scoprire il nostro codice, perché ognuno dovrà avere il proprio, dovete andare sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it. E questo vale anche per i pagamenti in contanti per partecipare appunto alla lotteria normale. E da lì otterrete il vostro codice che dovrete usare ogni volta che appunto fate un acquisto superiore a 1 euro. Anche, come ho detto prima, per i pagamenti in contanti. Però la differenza qual è? Dite se no, allora a quel punto che cosa c'è di differenza se si può fare anche con i pagamenti in contanti? Che se usiamo, per quanto riguarda gli scontrini sui pagamenti digitali, potremo partecipare anche a due ulteriori estrazioni, e cioè estrazioni ordinarie, ma anche zero contanti, con ovviamente un numero maggiore di premi e un importo più elevato. Eccolo qua la magagna, no, la magagna per capire insomma. Perché non dovremmo più usare i contanti visto che possiamo partecipare alla lotteria? No, sì, si può partecipare, ma se usiamo pagamenti digitali i premi aumentano e così anche l'importo. Quindi, cari miei, qua bisogna usare i pagamenti elettronici. Poi, vabbè, se volete dire la vostra, magari potete anche scrivere. Appunto da Spreaker potete comunicarci come la vedete voi, se preferite, siete alla vecchia maniera, quindi preferite usare vecchi contanti, oppure se siete magari più moderni, insomma, più all'avanguardia, ad esempio, vabbè, ormai è comodissimo anche il pagamento contactless. Io da poco sono entrata in questo mondo perché la mia, appunto, io ho un bancomat. E non posseggo carte di credito, solo bancomat. E quindi da poco la mia è scaduta da poco, quindi ho avuto questa novità perché prima mi chiedevano sempre quando facevo la presa, signora Contact? No, la mia è ancora vecchia, signora Contact? No, insomma, ero forse l'ultima a non avere ancora il Contact, no? E allora finalmente adesso sono entrata anch'io in questa bolgia umana di gente con il Contactless, però vi ricordo una cosa.
perché mio figlio mi ha avvisato, ma anche mio marito, se avete la carta di credito, il bancomat, che fanno il pagamento tramite Contact, comprate la custodia apposta dove inserire la vostra tesserina, perché mi hanno detto che altrimenti una persona si può avvicinare a voi se magari avete il portafoglio o in tasca o nella tasca dei pantaloni come fanno i maschietti, si possono avvicinare, vero Emanuele, e rubarvi, insomma, attingere dalla vostra carta di credito bancomat, mentre esistono queste bustine praticamente schermate che vi proteggono, non possono venire trasmessi i dati. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto, fatelo perché è un'accortezza, insomma, molto utile e sappiamo che, insomma, magari già di soldi ne abbiamo pochini sul conto, quindi teniamoceli cari. Adesso, allora, prima Emanuele ci ha fatto sentire Ed Sheeran, ha provato, non so se vi è piaciuto, a me molto. Adesso Emanuele cosa ci propone? Ah, io adoro. Adesso Billie Eilish. Musica. Ritrovati su Radio SP30. Vi ricordo che potete riascoltare ovviamente tutte le puntate in podcast su Spreaker, Spotify, Facebook, ma anche direttamente sul sito della radio, radiosp30.xyz. E bravo Emanuele che ci ha proposto questa canzone. Bravo, bravo. Allora, proseguiamo con le novità per l'anno prossimo. Qua però andiamo un po' più avanti, nel senso che prima la lotteria, mi viene in mente la lotteria di Capodanno, no? La lotteria degli scontrini partirà il 1° di gennaio, mentre a luglio dell'anno prossimo dirai: ma
già a luglio siamo, quasi. Partirà che cosa? Ecco qua, visto che appunto viva la mamma, interessa un po' a tutti, le famiglie, ecco, partirà il bonus figli. E qua aprite bene bene le orecchie, perché ci sarà la creazione di questo assegno unico fino a 21 anni. Esatto, per figlio ovviamente, e scatterà, come ho detto prima, dal 1 luglio 2021. Aspetterà, e a chi spetterà? Vediamo un po'. Alle famiglie, pensate bene, sin dal settimo mese di gravidanza. Benissimo, quindi già al settimo mese si potrà ricevere questo assegno unico. Vediamo un po' allora di capire a quanto ammonterà questo assegno. Allora, l'importo sarà la somma di una parte fissa e una parte variabile, e a seconda ovviamente dell'ISEE, che vi ricordo è proprio l'indicatore economico per nucleo familiare. E che spetterà? Allora, spetterà a tutti i cittadini italiani ed europei, ma anche ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, e attenzione però che siano residenti in Italia da più di 2 anni. Ecco, queste sono le condizioni per avere, appunto, ottenere questo assegno unico. E ovviamente sarà un sostegno per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche autonomi, meno male, liberi professionisti e disoccupati, meno male. Allora, vediamo qualche variante, nel senso che ci sarà anche, forse, per il momento non è ancora certo, ma si è allo studio per definire questa possibilità, cioè che per i ragazzi, per i figli tra i 18 e i 21 anni, ci sarà probabilmente la possibilità di corrispondere l'assegno direttamente a questi ultimi, cioè ovviamente figli maggiorenni, che però dovranno, ovviamente, se in questo caso decideranno di ottenere questo assegno personalmente, l'importo, diciamo che sarà un pochino ridotto rispetto a quello dei minorenni. A quali condizioni? Allora, innanzitutto, questi maggiorenni dovranno essere iscritti all'università oppure ad un corso di formazione scolastica o professionale, oppure anche a chi sta eseguendo il servizio civile, un tirocinio oppure un'attività lavorativa, ovviamente con reddito limitato, quindi non un'attività lavorativa continuata, quindi con un reddito basso. Anche under 21 disoccupati o in cerca di lavoro potranno usufruirne. Benissimo. Ecco, allo studio c'è anche questa ipotesi, cioè quale? Quella di poter scegliere se ricevere l'assegno oppure devolverlo a credito d'imposta, e questo però comunque ancora un'ipotesi al vaglio. Vedremo cosa si potrà fare. Ma andiamo a capire un po' come verrà calcolato questo assegno unico. Ci sarà una quota fissa, come ho detto prima, che potrà variare dai 10 ai 100 euro, più una quota variabile che dipenderà dal numero di figli, dalla loro età e ovviamente dall'indicatore ISEE. Anche la quota variabile, ecco, sicuramente, siccome dipende ovviamente dalla situazione economica, verrà probabilmente azzerata per famiglie con ISEE ovviamente superiore a 50-60 mila euro. E personalmente dico, beh, mi sembra giusto, perché comunque chi ha un ISEE superiore a 50-60 mila euro, diciamo che non se la passa proprio male, no? E quindi non ne ha sicuramente bisogno. Ecco, teniamo in considerazione invece una cosa molto molto interessante. A me interessa in particolar modo perché ho 3 figli. Comunque, ecco, sappiate che a partire dal terzo figlio l'assegno avrà una maggiorazione, non è ancora certa la percentuale, ma pare del 20%. Quindi io incrocio le dita perché, avendo 3 figli, potrei disporre anche di questa maggiorazione. E ovviamente poi più figli avete, più si va avanti. Ecco, questo assegno unico ovviamente verrà corrisposto anche ai figli disabili, e la maggiorazione sarà calcolata tra il 5, il 30 e il 50%, quindi bene, ecco, di questa sono molto contenta. Ovviamente condizioni di disabilità
permanente, quindi anche l'assegno sarà permanente. Come avete sentito prima, l'assegno unico terminerà al compimento del 21esimo età del figlio se non è economicamente indipendente, mentre ovviamente per quanto riguarda i figli disabili, visto che hanno una condizione di disabilità permanente, l'assegno sarà permanente. Ecco, si calcola più o meno che comunque potranno beneficiare di questo assegno unico circa l'80% dei nuclei familiari con figli. Beh, insomma, direi che questa è una buonissima notizia. Quindi il 2021 diciamo che comincia a portarci qualcosa di buono. Incrociamo le dita. Adesso musica! Mama call, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. They was never friendly, yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I knew I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 babies, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. But all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom. Yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lattice to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just put it to the side. Bought a sensor, baby, they could see it in my eye. My mama called, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all. Ever since I was young, they said I wouldn't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. I was patient, yeah. Oh, I was patient. Hey, oh. Now I can scream that we made it. Now everywhere, everywhere I go, they say congratulations. Young nigga, graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Never old Ben Franklin. Cash. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in a trap, though. Paso big, call it Super Bowl. Super Bowl, call the hoes. Get in the rows. Top flow lifestyle. See you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I wouldn't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. E rieccoci qui, viva la mamma! Allora, cari ascoltatori, visto che, anzi, caro Marco, se ci stai ascoltando, ci ascolterai poi in podcast. Caro Marco, intendo il nostro caro Marco Battaglia, cuoco della nostra rubrica Viva la mamma ai fornelli. Caro Marco, ti devo dire trema, perché qui con me, oltre a esserci il mio regista,
c'è un futuro pasticcere o comunque comincia insomma a spadellare in casa e la cosa mi fa solo piacere perché quando ti senti dire mamma lo faccio io, sì, vai. Oggi ci siamo, anzi si è cimentato in una buonissima ciambella alla zucca e cioccolato. Allora adesso vi dico la ricetta perché ha avuto un successone. Poi ho postato sulla mia pagina Facebook la foto e vi assicuro che oltre a essere buona è anche molto molto bella. E siccome dovevamo trovare qualcosa, una ricetta con la zucca perché abbiamo praticamente il frigorifero pieno, allora oltre a fare i soliti risotti ho detto ma mangiamo anche qualcosa di dolce. E allora ci è venuto in mente, visto che comunque la zucca già parte fortunata perché è dolce, ho detto mangiamoci una bella torta, ma non le facciamo una torta, ho detto benissimo. Allora vi dico questa ricetta perché vale sicuramente la pena, è ottima sia per fare una bella merenda oppure la colazione al mattino con magari impucciata anche un po' nel latte. Ecco, allora vi dico gli ingredienti. Allora, occorrono 330 grammi di farina 00, 15 grammi di cacao amaro, perché comunque è a doppio colore, 200 grammi di zucchero semolato o di canna, 3 uova media a temperatura ambiente, 300 grammi di zucca cruda. Ecco, qua mi sono un po' stupita perché pensavo fosse un po' da sbollentare, invece no, è comodissima, è velocissima, proprio perché la zucca è cruda, tagliata a dadini. 80 ml di olio di semi di arachidi o girasole, un cucchiaino di estratto di vaniglia, una bustina di lievito in polvere per dolci, 80 gocce di cioccolato, poi vedete voi quelle se ce l'avete o meno, potete, insomma, se ce l'avete viene ancora più buona, altrimenti potete anche toglierle, e ovviamente un pizzico di sale. Ma passiamo al procedimento. Allora, cominciamo ovviamente dalla zucca, la laviamo, la asciughiamo e la tagliamo a dadini. La inseriamo i dadini che abbiamo appena fatto e li mettiamo nel mixer crudi, così come li troviamo, e li riduciamo in polpa. Quindi facciamo un po' andare finché diventa proprio una bella crema. Nel frattempo mettiamo da parte la nostra polpa, montiamo le uova con lo zucchero e l'estratto di vaniglia con lo sbattitore e otteniamo a questo punto un composto chiaro e bello spumoso. In un'altra ciotola setacciamo la farina e il lievito per dolci, mescoliamo e aggiungiamo il nostro composto di zucca con un cucchiaio di legno, sempre meglio. Poi cosa facciamo? Uniamo il composto di farina e zucca al composto montato di uova e con le fruste mescoliamo delicatamente fino a ottenere un bel composto omogeneo. Poi magari, sai, noi lo facciamo sempre, pucciamo il ditino e assaggiamo, è sempre buonissimo. Aggiungiamo a questo punto l'olio proprio a filo, incorporando il tutto. E per ultimo mettiamo il pizzico di sale. Come ho detto Emanuele durante il procedimento, mi raccomando, quando dobbiamo amalgamare, soprattutto un composto che magari è stato montato, mai girare in senso orario antiorario, ma sempre da sotto a sopra, così non smontiamo il nostro composto. A questo punto, cosa facciamo? Dividiamo il nostro composto a metà, quindi metà in una ciotola, metà in un'altra. La metà in una metà aggiungiamo il cacao amaro e mescoliamo ancora con le fruste. Occhio perché quando mettete il cacao amaro, essendo in polvere, svolazza un po' da tutte le parti, poi se no avete in faccia l'effetto un po' spazzacamino, no? Quindi piano piano poi fate più veloce. A questo punto avrete una metà marrone scura, che è quella con il cacao amaro, e l'altra metà che è più sul giallo arancione. Aggiungiamo prima allora il nostro stampo che abbiamo scelto visto che appunto si tratterà di una ciambella, lo stampo a ciambella, quello col foro al centro, ecco di circa 22-24 cm di diametro, che avremo precedentemente ovviamente imburrato e infarinato di modo che il nostro composto non si attaccherà. Allora, prima versiamo quello scuro col cioccolato, quindi facciamo la base. Poi versiamo l'altro composto più chiaro. E aggiungiamo anche le gocce di cioccolato che poi vi dico sono buonissime se le avete perché poi dopo ovviamente al forno si sciolgono e quando le mangiate trovate questo cioccolato, queste proprio lacrime di cioccolato sciolto che sono buonissime. Ecco, nel frattempo prima di infornare preriscaldiamo il forno a circa 170-180 gradi, mi raccomando forno statico, per circa 40-50 minuti. Ecco la solita prova, non dimenticatevi la prova dello stecchino. Quando siamo circa 45 minuti, prova dello stecchino, se ovviamente
lo immergiamo nella nostra torta ormai perché è lievitata. Tiriamo su, se lo stecchino è asciutto, la nostra torta è pronta, possiamo spegnere, altrimenti lasciamo ancora 3-4 minuti, no? Eventualmente potete rifare la stessa prova. E a questo punto, se il nostro stecchino è asciutto, la nostra ciambella è pronta. Eccola, spegniamo il nostro forno, estraiamo la nostra ciambella, poi nel frattempo si sarà creato questo profumo pazzesco in cucina. Le lasciamo raffreddare perché io so, c'avevo qua il mio cuoco regista che continuava a dire: la possiamo togliere dallo stampo e la possiamo assaggiare. Dico: e aspetta un momento perché deve raffreddarsi. Allora, se ce la fate, aspettate, dategli un attimo di respiro alla vostra creazione, togliete lo stampo e poi voi non sapete cosa gli ho dato questa sera al mio figliuolo. Il centrino, no, il centrino fa ridere, io lo chiamo centrino perché effettivamente sembra un centrino. Avete presente la base che si mette nelle torte, no? Il foglio di carta che però è tutto bucherellato e burri, sembra un centrino, no? E quindi lui pensando, io gli ho tirato fuori dal sacchetto appunto il disco ricamato e l'ha preso tutto in mano, gli ho detto: no, ma guarda, quelli sono tantissimi fogli. Dice: ma come, sono così sottili? Gli ho fatto vedere che è praticamente una carta velina, no? Ho detto: guarda, che in quel foglio ce ne sono almeno una ventina, quindi teniamoci di cari. E gli ho detto: guarda, sei fortunato perché io questi fogli li uso solo proprio nelle occasioni speciali, quando magari devo regalare la torta a qualcuno o esibirla, altrimenti no, si usa il foglio di Scottex per la casa, che va bene per tutti. E poi ovviamente quando era tutta bella raffreddata, una bella spolverata di zucchero a velo e che dire, buon appetito, che fame. Adesso appena finisco mi vado a mangiare un'altra fettina, spero ce ne sia ancora. Musica! Su Radio SP30. Comunque, prima ho dato la ricetta di questa nostra ciambella alla zucca e cioccolato, poi ve la scrivo anche sulla pagina Facebook di Viva la Mamma, così almeno potete prendere appunti perché magari non ce l'avete fatta in questo momento. Adesso, visto che, come sapete, se ci conoscete ormai, questa è la quarta edizione di Viva la Mamma, ma si comincia a diventare vecchi, eh? Vero, Emanuele?
Lui no, io sì. Sapete che insomma, viva la mamma è un minestrone, no? Un contenitore di 3.000 verdure. Allora, diciamo che la pagina economica è terminata. Adesso, visto che devo sempre trovare quel qualcosa di sfizioso, ma anche che ci fa un po' sorridere perché in questo periodo ne abbiamo bisogno, adesso vi dirò 10 cose che 10 cose maleducate che facciamo senza saperlo inconsciamente. Questo, insomma, maleducate perché, insomma, è il Galateo che ci dice che siamo maleducati, però vi assicuro che non è niente di terribile. Però, secondo me è da sapere. Allora, la prima su tutte è, caro mio Emanuele, ascoltami, dire buon appetito pare sia maleducato. Sapete che non bisogna farlo, ma sapete anche perché? Perché non bisogna augurare, e quindi anche augurarsi, di mangiare pietanze gustose quando si è a tavola con qualcuno, perché il principale piacere dovrebbe essere la compagnia. Allora, io dico d'accordissimo, perché poi vabbè, magari in questo periodo la compagnia no, più avanti riprenderemo a fare magari delle belle grigliate, non vedo l'ora, ecco, per me la grigliata è il top, ecco, in compagnia. Quando potremo farlo, lo rifacciamo. Ricordiamoci che non bisogna dire buon appetito. Perché? Perché allora deve essere più importante la compagnia. Sì, ci sta, però personalmente anche il mangiare deve essere importante. Quindi su questo non sono proprio d'accordo, però è il Galateo che ce lo dice. Allora abbiamo parlato di mangiare, adesso parliamo di bere. Ecco, un'altra cosa maleducata da non fare è dire cin cin per brindare. E qua, voglio dire, penso ci siamo dentro tutti. Chi è che non dice cin cin? E quando si brinda, si fa cin cin, ma sapete qual è la cosa maleducata? Allora, innanzitutto mi fa un po' ridere, non bisogna toccare il bicchiere altrui, cioè quindi cin cin che cosa facciamo? Ce lo facciamo da soli? E questo perché non bisogna toccare il bicchiere altrui? Perché il tintinnare dei bicchieri è considerato un gesto poco elegante. Ah sì? Beh, io non lo trovo, ovviamente se non ci tiriamo i bicchieri addietro non mi sembra una roba troppo terribile, no? E poi assolutamente mai dire cin cin, perché queste due paroline hanno origine cinese e derivano, oh mamma, vabbè, derivano da kngju, non so neanche come si legga, vabbè, in teoria cing cing. E che significa prego, prego? Vabbè, non mi sembra così grave dire prego, prego, no. E quindi si dice che questa formula era usata dai marinai di Canton come saluto cordiale ma scherzoso. Quindi, insomma, associato un po' al buon umore delle bevute, no? Si sa che quando si beve si è un po' più allegrotti. E quindi come ha fatto ad arrivare da noi? È arrivato fino ai porti europei grazie al commercio, ovviamente. E ben presto dilagò da tutte le parti, anche in Italia. Beh, ma insomma, dire prego, prego, che sarà mai? Ecco, allora adesso siamo, insomma, abbiamo capito che siamo a tavola, no? Quindi non si dice buon appetito, non si fa cin cin. E sapete un'altra cosa maleducata che facciamo tutti, tutti a tavola, è quella di chiedere il sale. Boh. Sapete perché? Perché se chiediamo il sale vuol dire che insomma la pietanza che ci è stata proposta non è che sia proprio di nostro gradimento, no? Quindi vuol dire se chiediamo sale che manca qualcosa. Vabbè, ho capito, però se è insipida, perché no? Se aggiungiamo un po' di sale diventa più buona. Perché insomma, magari poi chi l'ha preparata si offende, vabbè, ma non siamo così, caspita. E adesso diciamo per questo, il Galateo prevede questa cosa, ma sapete qual è il vero motivo? È un motivo economico e qua lo sospettavo perché una volta il sale, ovviamente, era il bene più prezioso, una volta si barattava anche il sale. E quindi una volta se il commensale chiedeva del sale in più, magari era possibile che il padrone di casa non ne avesse a disposizione, no? E quindi insomma comportava una brutta figura e da questa brutta figura si capiva che insomma c'erano dei problemi economici in questa casa e quindi si evitava.
Altra cosa, sempre collegata al sale, ma qua solo per i più scaramantici, io personalmente con tutto quello che ho versato, lasciamo perdere, si dice che insomma rovesciare il sale per terra porti sfortuna, ma questo perché è sempre ovviamente collegato al lato economico, perché in questo caso stiamo sciupando, stiamo buttando via un bene prezioso e quindi insomma si dice, no, insomma hai fatto una cosa brutta perché stai sprecando una cosa che costa molto. E quindi vabbè, ma io non sono superstiziosa, però insomma non si fa. Beh, mi dispiace se cade per terra della roba, ovviamente, però se capita, mica l'ho buttato apposta, no? Ecco, questa cosa, caro il mio regista, ti interessa particolarmente, perché lui è una cosa che fa, e ha fatto anche in questo momento, se ve ne siete accorti, è una roba che io detesto, perché proprio il rumore mi dà un fastidio pazzesco, e cioè è quello di schioccare, scrocchiare, le dita, ecco, mamma mia, infatti dico sempre basta, vai da un'altra parte a far sti rumori perché mi dà proprio fastidio. E sapete, allora il gesto di scrocchiare le dita, questo lo dice sempre il Galateo, è da evitare come la peste bubbonica in società. Quindi, caro mio regista, se vuoi entrare in società, toglitelo per come, non so tu per cosa lo usi, come antistress, non lo so, ecco, a me invece dà un proprio fastidio. Infatti dice che è un qualsiasi rumore fisiologico, vabbè, qua mi fa ridere, da quello della peristalsi dello stomaco a quello dell'orchestra di giunture ossee. Ecco, qua vengo chiamata io in causa perché ho le caviglie che scrocchiano sempre, va tenuto per sé. No, certo, che okay, va benissimo. Per poi non dire altri rumori che non si possono dire. E quindi ecco, se per voi, insomma, questo bisogno è impellente di schioccarvi le dita, appartatevi, ecco, come se, non so, dovesse digerire o andare in toilette. Quindi, caro Emanuele, c'ho ragione io, la prossima volta spostati. E qua veniamo, ecco, non parliamo più di tavola, ma di modi di fare, cose che facciamo praticamente tutti. Cioè, un'altra cosa maleducata è quella di tenere le mani in tasca. Mamma mia, insomma, l'etichetta infatti non ammette assolutamente le mani in tasca, quindi da bandire in qualsiasi circostanza, non è per dire se siete in società o cosa, no, non bisogna farlo mai, ma soprattutto ovviamente nelle circostanze formali, quindi dalle cerimonie religiose e civili fino ai colloqui di lavoro e alle situazioni professionali in generale. Vabbè, sto pensando, beh, onestamente, il colloquio non mi verrebbe mai di mettere le mani in tasca, però se sono fuori, ragazzi, sto parlando, magari non so manco dove metterle, queste mani le metto in tasca, non mi sembra una roba proprio maleducata. Ecco, ma vediamo da dove nasce questa maleducazione. Allora, storicamente questo gesto è collegato, vabbè, a un atteggiamento indolente, pigro e diffidente, anche, vabbè, o di scarso interesse. Quindi tutti i modi di sentire che una persona educata dovrebbe cercare di non fare emergere quando prova inevitabilmente questi stati d'animo. Sì, diceva, vabbè, magari uno che bighellona mette le mani in tasca, però vabbè, onestamente. Cioè, peggio uno magari che ti sbuffa in faccia o non ti guarda in faccia, che è quello delle mani in tasca, no? Vabbè, e quindi pensate che da noi ovviamente le mani in tasca sono poco tollerate da per chi guarda ovviamente il bon ton. Sappiate invece che in alcuni paesi del mondo come Cina o Turchia, questo atteggiamento è considerato offensivo e può addirittura portare a conseguenze importanti sul piano legale. Ad esempio, aprite bene le orecchie, il licenziamento. Quindi, ragazzi, se andate Cina, Turchia, ecco, evitate, non mettetevi addosso degli abiti con le tasche, perché magari lo fate involontariamente, perché rischiate di essere addirittura licenziati. Boh. Allora, beh, sono diverse culture, quindi magari per loro ha una valenza diversa. Ecco, torniamo un attimo alla tavola. No, non ci credo. Un'altra cosa che facciamo tutti quando siamo soprattutto, cioè quando siamo a tavola, ma no? Soprattutto sia a cena che a mezzogiorno, soffiare sui cibi pare che sia maleducato. Perché? Per farlo raffreddare, ho capito, ma abbiamo fame, quindi noi ci soffiamo sopra, facciamo e mangiamo. No, attenzione, se la zuppa è bollente si aspetta, non si soffia. Perché il Galateo esige che le pietanze
in teoria però non andrebbero servite già troppo calde a tavola, si raffreddino da sole, senza l'aiutino di chi li sta per gustare. E vabbè, che facciamo? Siamo lì impalati, aspettiamo che si raffreddi da solo? Allora, quindi magari ricordiamoci non, insomma, di non presentarla già in tavola troppo calda. Ecco, sapete perché? Soffiare sulla tazza. Sì, sulla tazza, no? Sì, sulla tazza se stiamo facendo colazione, ma altrimenti sopra la minestra. È poco educato perché, e qua vabbè, qua forse poi ci interessa un po' di più in questo periodo, perché espone chi ci circonda ai vostri germi, effettivamente. Soffiamo, ecco, magari non ci abbiamo pensato in questi tempi di Covid, non soffiamo, ecco, perché magari i nostri germi finiscono a qualcun altro. Oppure perché potrebbe causare incidenti, oh, la miseria, come schizzi ustionanti, vabbè, ma lì se facciamo un tifone, non è che. Oppure macchiare la tovaglia, vabbè, chi non ha mai macchiato la tovaglia? Chi è così bravo da riuscire a tenere la tovaglia pulita a fine pranzo, fine cena? Quindi, cosa ci suggeriscono? Insomma, di aspettare che la nostra pietanza si raffreddi da sola, e magari poi mangiate invece che all'una, alle due, vabbè. Allora andiamo, ci troviamo adesso in un'altra situazione, però qua siamo a fine pranzo cena, ma un'altra roba che facciamo tutti. Allora, io personalmente no, perché non bevo questa cosa, adesso vi dirò che cosa, ma penso che il 90% della popolazione mondiale lo faccia, e cioè cosa? Leccare il cucchiaino dopo aver mescolato lo zucchero nel caffè. E qua chi non lo fa? Mi sa che lo fanno tutti. Allora, personalmente, quando preparo il caffè, perché io non lo bevo, per quello vi dicevo, a me non interessa perché il caffè non lo bevo, però quando lo preparo, le volte poche, perché mio marito se lo prepara da solo, preparo il caffè a mio marito, non glielo do al cucchiaino perché gli aggiungo lo zucchero e lo giro, quindi non, lui non lecca, diciamo, il cucchiaino perché non glielo presento. Però non mi ricordo se lo faccia quando se lo prepara da solo, quindi devo sbirciare, poi vi saprò dire se anche lui fa questa cosa che non bisogna fare, cioè la leccatina al cucchiaino dopo aver dolcificato e mescolato il caffè. Quindi cosa dobbiamo fare invece di chi leccare il cucchiaino? Il cucchiaino va fatto sgocciolare discretamente, cioè ovviamente non facciamo tipo benedizione ecclesiastica per casa, se no ci troviamo il caffè sparso per tutta la cucina, piano piano, cioè, quindi lo appoggiamo al bordo della tazzina e poi lo posiamo delicatamente sul piattino, se no vabbè, ecco, io il piattino non lo presento mai, ma neanche agli ospiti, quindi questi se lo devono ciucciare per forza, perché se no devono appoggiare. Mamma mia, il galateo quante ne sa, e io veramente di galateo praticamente zero, ecco. Nel frattempo il regista mi scrive un messaggio dicendo, ma ce l'abbiamo? Il piattino del caffè. Guarda, ti dico anche che ce li abbiamo, non so dove, ma ce li abbiamo. Ti stupirà questa cosa perché appunto non li usa mai. Attenzione, perché una volta che abbiamo appoggiato delicatamente il nostro cucchiaino sul piattino, ovviamente senza produrre il benché minimo rumore di urti di posateria e vettovaglie. E che caspita! Allora, prima sgoccioliamo a modello acqua santiera, poi pestiamo la posateria e che caspita, cosa facciamo? No, no, vabbè, anche perché dice magari la gente che è nell'altra stanza sente tin tin, pensate che avete fatto cin cin, quindi doppia maleducazione, cin cin. No, vabbè, ma non si può stare dietro a tutte queste cose, che vita triste. Quindi in generale, qualsiasi gesto comporti leccare qualcosa è da dribblare senza se e senza ma. Sapete un'altra cosa che dobbiamo evitare? Leccare l'indice prima di sfogliare un libro o un giornale. Allora, su qua sono d'accordo. Però, allora, se sono riviste, che ne so, siamo dal dottore di persone sconosciute, poi in questo periodo non si fa. Ovvio, fuori casa no, però a casa nostra, è roba nostra, se non riusciamo, non ci viene, possiamo leccare, dai, no, io qua, questa cosa in casa nostra, via, io la sdogana, si può fare, fatelo, fatelo a casa vostra. Dulcis in fundo, ne abbiamo ancora, oh mamma mia, ne abbiamo ancora così tanti? Questa cosa mi fa ridere. Allora, qua passiamo
cambiamo innanzitutto, diciamo, stagione, perché qua si parla di occhiali da sole, quindi deve esserci almeno il sole, quindi non in questi giorni sicuramente. Tenetevi forte, perché è maleducato fare cosa? Gli occhiali con le lenti scure si devono togliere sempre quando si è con qualcuno. Ecco qua lo facciamo tutti, perché ascoltate, d'estate, che non ci vediamo niente, stiamo parlando con una persona, ci togliamo gli occhiali da sole così non vediamo più niente. Vabbè, dai, perché non la guardiamo in faccia? Non mi sembra. E pensate che si dice anche, non con una persona, magari uno sconosciuto, un esterno alla famiglia, ma anche se state parlando con vostra madre o vostra sorella, gli occhiali da sole vanno lì. Levati! No, vabbè. Perché? Perché trattasi infatti di un gesto di malacreanza, peggiore rispetto a quello di non togliersi il cappello. Non ci posso credere. Allora, quello del cappello, gli uomini si fa, poi soprattutto in omaggio a una signora. Perché gli occhi vanno sempre mostrati, soprattutto al primo incontro. Vabbè, dai, primo incontro. Però dai, la mamma e la sorella, magari ce l'hanno su anche loro, possiamo tenerli là, ed estate non ci vediamo niente. Perché le lenti oscurate potrebbero celare sguardi eloquenti e smorfie che l'interlocutore deve avere il diritto di conoscere. Ascolta, se sto parlando con una persona pallosa, Allora, passiamo al penultimo, dai, siamo a nona, nona maleducazione, nona azione maleducata. Ah, ma quasi non lo faccio, cari miei. Qua non ci casco, magari parecchi di voi sì. Perché? Torniamo alla questione pranzo o cena. L'acqua a tavola si serve nella caraffa. Allora, io adesso vi spiego perché lo faccio, perché non compro l'acqua in bottiglia? Perché ho una buonissima acqua, poi anche un depuratore. Del frigorifero che mi dà l'acqua buona, quindi, ma mi è sempre piaciuta l'acqua del rubinetto, è buona. Noi siamo in una zona, fortunatamente, in una zona dove l'acqua è buona, si può bere senza problemi. Quindi, non compro le bottiglie di plastica, anche perché creiamo plastica più plastica. No, possiamo bere tranquillamente quella del rubinetto, almeno in queste parti, sicuramente. E quindi, non portiamo a tavola la bottiglia di plastica, che è veramente pietà. Prendiamo delle caraffe, se proprio magari non volete bere l'acqua del rubinetto, svuotate l'acqua contenuta nella bottiglia di plastica e fate vedere la caraffa, anche perché pare che sia di cattivo gusto mostrare l'etichetta, perché magari abbiamo preso quella del supermercato in, oppure magari quella del discount, allora per non si fa vedere, vabbè, o l'acqua è acqua. E poi, vabbè, ovviamente, se siamo, che ne so, un pranzo di nozze, cioè, ma che è il pranzo di nozze, tira fuori la bottiglia d'acqua di plastica, spero proprio di no. Invece una bella caraffa, è chic, ma anche una bella caraffa tranquilla, io ce l'ho proprio di quelle da spendere soldi e mi piace, molto carina. Anzi, ne ho una addirittura che non è una caraffa dell'acqua, ma bensì una vecchia bottiglia del latte. Infatti è bellissima perché ha tutte le mucche stampate, mi piace un sacco. Dulcis in fundo, siamo arrivati. Alla fine, e qua quando facciamo conversazione, soprattutto quando conosciamo una persona sconosciuta. Attenzione, tenetevi forti anche lì, ma siamo veramente un paese di maleducati. Non si dice piacere quando ci si presenta. E che si dice allora? Scusate, eh? Scusa, viene normale quando si stringe la mano, si dice piacere Monica, piacere Emanuele, piacere Piero. No, perché si tratta un po' come si dice, non so, pronto? Quando siamo al telefono, no? Per rispondere a una telefonata. Quando invece dovremmo dire pronto, affermativo. Vabbè, ho capito, quindi non dobbiamo dire pronto. No, dobbiamo dire pronto, come dire, sono pronto, sono qua che ti aspetto. Mamma mia, che vita dura sto Galateo. Poi andrò a scoprire sto Galateo che gli è venuto in mente, però vabbè. E soprattutto, attenzione, piacere. Non si deve evitare a priori, anzi, lo si dovrebbe usare, però meno male al momento giusto. Quindi c'è un momento giusto, che però non è quello in cui conosciamo per la prima volta uno sconosciuto, ma quando si incontra qualcuno per la prima volta, perché non si può sapere se la conoscenza sarà piacevole o meno. Vabbè, scusa, se uno che mi sta antipatico, no, no, non si può. E quindi si dice, vabbè, quando poi lo rincontreremo, oppure anzi, si potrà usarlo quando ci si è accommiata, no? Quando ci si saluta per
tipo un arrivederci quando ci si saluta definitivamente al termine della conversazione, allora lì si può dire se è un piacere perché è un modo, cioè comunque siamo sicuri di che sia stata una cosa piacevole. Ho capito, e se non lo è stato, cosa diciamo alla fine? No? Ricadiamo nello stesso problema. Vabbè, allora, quindi queste sono un po' le 10 cose maleducate che facciamo tutti. Io penso che, allora, tolta quella del caffè, del cucchiaino che io non utilizzo, le faccio. Allora, quello della caraffa, quindi 8 su 10. Tu, Emanuele, le hai contate quali sono? Emanuele, 10 su 10, grande. No, non è vero, perché anche tu non bevi dalla caraffa. Vabbè, ecco, diciamo che siamo tra gli 8 e i 9. Allora, ovviamente il nostro regista mi fa segno che abbiamo sforato le 10, vabbè dai, 5 minuti, siamo partiti con 1-2 minuti di ritardo, abbiamo recuperato poi. Quindi che dire, grazie ancora per questo venerdì insieme a voi, buon weekend lungo, chi avrà la fortuna di fare questo ponte, perché lunedì è Sant'Ambrose, qua a Milano lo sappiamo bene, martedì l'Immacolata, quindi facciamo chi può 4 giorni di break. E riposiamoci, stiamo in famiglia perché comunque quello dobbiamo fare. Divertiamoci, facciamo qualcosa insieme, guardiamo magari qualche bella serie TV. Nel frattempo, Emanuele ha finito anche di vedere The Mentalist e gli è piaciuto parecchio. Io l'avevo già visto, bello, bello, bello. Aveva visto prima Suits, bello anche quello spettacolare. The Mentalist, adesso dobbiamo trovare l'altra serie nuova perché qua stiamo finendo tutto. O magari anche un bel gioco di società da fare in famiglia. Quindi un buonissimo weekend. Noi ovviamente come al solito appuntamento per venerdì prossimo. Venerdì prossimo chi c'è? Ma c'è il nostro Gian Andrea. Quindi un grosso in bocca al lupo per tutto e buon weekend. Ciao a tutti. Ciao. Il biglietto ce l'ho, pluritimbrato, ha rigato, oh, me ne sono andato, le tue mani a chiara sulle mie, tra fossette e fesserie, i tuoi piedi freddi sempre se la vi, mi rubi le coperte che sta di, sono puttane vero, tu le chiami escort, e quelle calze nere sono un po' d'arresto. Ci sono al sesto, quando invitato via sono un po' troppo molesto. Ho comprato una coupé, ma non fa per me se non ti siedi te. Ho fatto il vento dall'hotel e mi porta sempre fino là da te. Posso, 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 posso stringerti la mano e dirti cose che non posso, 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 posso dire in italiano, ma romano. Facci piano, so che dirti una bugia a volte sarebbe un po' più facile. Non leggerti nel fondo di un caffè che bevi il deca. Vorrei essere una sedia ad aspettare che ti sieda. Potrei dirti che ci sta un colpo di fulmine in futuro, che saranno rose e fiori, ma un colpo della strega. Regalarti belle storie rose al chiaro di luna, però è corta la fortuna e vedo una luna nera. Sul tuo palmo la tua linea dell'amore tratteggiata fino al dito di sake.